Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a Mafia 1 Definitive Edition. Dobbiamo riprendere da dove ci siamo lasciati. Allora ragazzi, dopo aver completato il capitolo Scampagnata, continuiamo la nostra storia di Mafia 1. Ometa, 1933. Ehi, capo. Sono venuto appena ho avuto il messaggio. Siediti, Tom. C'è una tarpa. No. Chi? Sono rimasto sveglio tutta la notte per cercare di capirlo. Potrebbe essere uno dei nostri picciotti che non si sente pagato abbastanza. Qualcuno con le tasche leggere, che magari spera di rimettere... La missione non la ricordo, ragazzi. Frank non c'era, ho cercato i libri contabili nella cassaforte per provare a capire chi potrebbe essere. No. Cosa ha scoperto? Che i libri sono spariti. Frank. Lo conosco da 50 anni. Tutto ciò che ho lo devo anche a Frank. Giustamente lo voglio uccidere. Ogni dollaro guadagnato, ogni centesimo speso è documentato in quei libri. Se Frank li porta ai federali, siamo fregati. Se c'è qualcuno in città che ha il rispetto di Frank, quello è lei. Deve essere tutto un grosso malinteso. L'ho chiamato parecchie volte. Sono andato a casa sua. È sparito, insieme alla moglie e alla figlia. Ma perché? Non lo so. Di sicuro avrà i suoi motivi. Magari è ancora per la storia del cane. Che lei ha cercato di annegare. Sì. Quello a cui ho sparato dopo che me lo ha impedito. Ero uno stupido ragazzino, Tommy. Ma quello che importa è che ci riprendiamo quei libri. Spremi tutti gli informatori. Scopri cosa sanno. Quando avrai trovato Frank, avrai trovato i libri. Se per caso non dovessi averli, ti farei dire dove sono. A quel punto, farai quello che devi. Ora capisco perché non si sentiva bene. Va bene, fa niente. Vincenzo ti aspetta con un'auto pulita. Quindi... Morre all'oceano fino al collo. Ne sono sicuro. Ciao. Oggi non è giornata. Dobbiamo essere discreti, Don. Inizia con Biff, ma non digli nulla. Ti ho procurato un'auto pulita. Ed ecco qualcosa di speciale, se ti interessa. Caspita. Quando Frank vedrà la lupara, capirà. È la tradizione. Quindi vai al banco. Questa è bella auto. Vai a banco di pegni di Biff. Gira. Thank you.
Ma parcheggiamo qua. No, cazzo, non è qua. Scusatemi, ragazzi. Qualcosa di recente? Qualcosa che interessi il Don? Beh, dipende. Quanto può valere? $20. Facciamo 40? Ok, spara. L'FBI è in città. Sono andati da Morello, ma non so per quale motivo. Come lo sai? Little Tony ha riaccompagnato a casa un tipo che ha fatto ubriacare al Black Cat. Parla con lui, ne sa di più. Ok, grazie. Trova lì Tony, ok? E qua mi sa una missione. È un piacere, no, comunque sta missione è un po' diversa da come la ricordo io, ragazzi. Vabbè, dai. Welcome to a WLA Sports Report. There's a sense of anticipation as we... Hanno aggiunto anche la moto, ragazzi, cioè proprio la... Vabbè, non ho giocato da un bel po' di tempo questo gioco, quindi... Dove si trova sto testa di cazzo? Hotel Corleone riapre dopo la fuga di Max. Ultime notizie! Che dice qua? Forza ragazzi, oggi ci gioca il settimo incontro della Gold Series 1933. Lost Heaven lancerà affrontano gli Empire Bay cannone dell'Harmony per decidere chi porterà a casa il trofeo. Dopo un'eroica campagna ricca di colpi di scena, il capitano Bunny Smith e i suoi ragazzi lotteranno sul diamante un'ultima cosa. Riusciranno i Lancer a conquistare la loro prima vittoria nel Series dopo oltre 20 anni? No, direi di no. Cos'è questa storia che hai riportato a casa uno che sta con i federali? È venuto a bere e ha un po' alzato il gomito, ma ha assunto degli uomini a protezione di una specie di nascondiglio. Dove? All'angolo tra Oak Hill e Pine. Mi ha dato $10 per portarlo lì e tenere la bocca chiusa. Mi ha detto che l'assessore Ghillotti ha negoziato un accordo tra Morello e l'FBI. Penso che stessero aspettando qualcuno. L'ho fatto, Tom. Sono andato subito da Frank. Non l'ha detto al Tom? No, no, non l'ha fatto. Tom, che succede? Dura.
mi serve un lontano. È un po' lontanuccio. Vediamo come sto rifugio. Questo è questo. Ecco Frank, no? Portami da quei libri contabili, Frank. Beh, diciamo che... ti stanno spostando. Forse ti incontri con qualcuno. Sì, vabbè, dai, mo vediamo. Inutile. Dai, cavolo. Oh, merda. Ti portano all'aeroporto, Frank. Sì, beh, sta cosa non più o meno la ricordavo. Forse vogliono farlo uscire dallo stato. Cazzo, non ci voleva. Scopito. Thank you.
ce n'è tanti. Devo fare una cosa più evasiva, devo fare. Tom, Frank, hai mandato il Don. L'avevo immaginato. Mi dispiace che tocchi a te, Tommy. Vuoi che gli dica qualcosa? Avrei preferito gestirla meglio, ma Morello mi ha preso di mira. Tutto bene. Morello ha voluto farmi una proposta. I libri contabili del Don in cambio dei biglietti per sparire da qui. Mi hai già consegnato i libri? Non sono stupido, Tom. Sono al sicuro. Morello ha bisogno di questa. La chiave di una cassetta alla Grand Imperial Bank in Celta. Ho detto che l'avrei consegnata quando l'aereo sarebbe stato pronto al decollo. I suoi dovevano prenderla prima della mia partenza. Ho già pensato a loro. Falle salire sull'aereo. Forza, March, Alice. Salite a bordo. Frank, tu vieni con noi. Non adesso, cara. Forza, salite. Io e Tommy dobbiamo discutere di cose importanti. Ma Frank... Sali sull'aereo, March! Per Alice. Per me. Sali su quel dannato aereo, ti prego. Ma spara, spara, spara! Vieni. Ti hanno già pagato? Sì. Ora hai incassato il doppio. Porta le donne ovunque vogliano andare. Sì, signore. Grazie, Tom. Cristo, Frank. Perché non ci hai chiesto aiuto? Volevo solo venirne fuori, in un modo o nell'altro. Sono stanco, Tommy. Stanco di mentire a mia moglie. Di controllare sotto l'automobile ogni volta che facciamo una gita. Sono stanco di aspettare che il Don le pianti una pallottola in fronte. Ebbene, giustamente c'è la police, ma non avevo dubbi, ragazzi. Dove sono le cassette di sicurezza? Di sotto con il mio collega, signore. Grazie. Vieni lontano dai guai? Devo accedere alle cassette di sicurezza, mi manda Frank Colletti. Oh, certo, signor Angelo? Esatto. Il signor Colletti ha detto che sarebbe venuto e di accompagnarla. Prego, mi segua.
Ma non c'è niente. Scommetto. Ho preso i libri e cancellato le tracce. Salieri non ha fatto alcuna domanda. Difatti, dopo i funerali, non ho mai più sentito parlare di Frank. Stai innervosendo i ragazzi, Marco. Io e Sergio siamo qui per farvi le condoglianze. Conosciamo Frank da morto. Praticamente quanto te. Un bravo uomo. Sveglio. Fedele. Fedele alla moglie e alla figlia ancora di più. È una cosa molto onorevole, Ennio. Può darsi. Ma sto fissando una lapide con il nome della piccirita. Sì. È una tragedia. Babò. La talpa. Omertà. Allora ragazzi, io comunque direi che con questo video possiamo salutarci qua. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come sempre vi chiedo, se volete, iscrivetevi, lasciate un bel like. Un saluto da Steph Gaming. Ciao ragazzi, ai prossimi video di Mafia 1 Definitive Edition. Ciao.